parto da lei, Presidente, il caso Lamberts avrà secondo lei ripercussioni in Italia e come così valutate questo caso? Beh, ripercussioni sul piano del dibattito culturale, perché il caso Lambert è per gran parte già disciplinato in Italia dalla recente legge sul fine vita, perché anche in quella legge si stabilisce che si possa interrompere sin anche l'idratazione e l'alimentazione, purché tuttavia, diversamente dal caso Lambert, vi sia una volontà espressa. Questo è il punto cruciale rispetto all'Italia, perché invece in Francia si lascia a un'equipe medica la valutazione, in questo caso non c'era una dichiarazione espressa di interruzione e noi riteniamo che il principio di precauzione avrebbe voluto che davanti a questa incertezza, visto che non siamo in una fase di fine vita, perché questo non era un malato terminale, questa è una situazione che va avanti nel tempo, idratata e alimentata come si deve per solidarietà umana a qualsiasi essere che vive sulla Terra e che avrebbe avuto a questo punto un proseguimento nella sua esistenza. Invece là si è deciso di interrompere quell'idratazione e si è provocata a quel punto la morte del paziente. Quindi è una situazione anche disciplinata in Italia, ma che almeno avrebbe richiesto una volontà espressa del paziente. Quindi è una decisione dei medici. Il tema della volontà in realtà è cruciale, perché se io non posso ricostruire la volontà neanche di un contratto, con ricordi, testimonianze, presunzioni, comportamenti, ma si figuri in una scelta così delicata come il fine della vita, se la possiamo ricostruire senza che ci sia un atto scritto espresso. Il caso Englaro ha dato luogo alla legge che infatti ha previsto il biotestamento. Quindi non è che siamo davanti a una vicenda che quella volontà c'è stata da un punto di vista giuridico. Si è ricostruita, ma proprio perché questa ricostruzione riguarda la vita o la morte, deve essere cristallizzata in un atto scritto. Lì non c'era. Questa è la realtà storica della vicenda. Certo che i giudici decidono in assenza di una legge. All'epoca non c'era una legge, hanno deciso in quel modo, ma proprio perché ha rotto gli equilibri anche del dibattito politico in Italia. Si è arrivati a una legge. Facciamo per attenzione, qui il dottor Riccio, che peraltro saluto, sta reclamando un salto di qualità. In Francia non c'è un'eutanasia cosiddetta attiva, cioè l'iniezione letale. Quello che si sta chiedendo adesso è questa evoluzione alla luce della Corte Costituzionale.